Siamo di nuovo su pokerstrategy.com, dove il vostro coach SalsaVB sta tenendo queste mini lezioni. Vi ricordo che sulla scuola pokerstrategy.com potete trovare molti video più lunghi, più approfonditi, più dettagliati e molti articoli su cui studiare, e che pokerstrategy.com vi regala anche un capitale di partenza per cominciare la vostra brillante carriera di giocatori di poker professionisti. Parliamo oggi di una mossa molto particolare, che si chiama squeeze, squeeze letteralmente schiacciare come in un panino. È una mossa molto usata, molto vista anche dai giocatori proprio più famosi, e consiste in questo: noi siamo verso le posizioni finali di solito, c'è stato un rilancio prima di noi e uno o più giocatori hanno già fatto colla a questo rilancio. Noi eseguiamo un ulteriore rilancio, quindi una 3-bet. Ma si dice che squeeziamo il giocatore che ha rilanciato per primo perché adesso lui si trova in una situazione scomoda, in quanto deve affrontare da una parte il nostro rilancio. Ma non è finita, dopo di lui parleranno tutti gli altri giocatori che avevano fatto call, e quindi lui potrebbe trovarsi ad affrontare un ulteriore rilancio da parte anche di questi giocatori. Quindi sarà in difficoltà molto più spesso. E il fatto che sia in difficoltà lo costringerà a commettere degli errori o a foldare la sua mano. Andiamo a vedere alcuni esempi. Eccoci qua con una mano, dama dama. Ovviamente lo squeeze play può essere fatto sia per valore che per bluff. Ecco qua un classico esempio: abbiamo un rilancio molto forte da UTG. Dico molto forte perché i rilanci dalle posizioni iniziali rappresentano di solito un punto forte. Ci sono ben due call. In questa situazione noi rilanceremo solo le nostre mani più forti, perché qui è difficile trovare un giocatore bianco. Quindi dama dama è abbastanza forte per rilanciare. Andiamo ad eseguire il nostro squeeze. Abbiamo scelto un importo abbastanza grande, 34, perché questi due giocatori avevano il call un po' troppo facile, quindi con dei giocatori sensati basta qua rilanciare anche di meno, anche 25-28. Con dei giocatori invece che hanno il call facile conviene ingrossare di più il piatto per avere da una parte più folding equity e dall'altra parte per giocare un piatto più grosso quando andremo post flop con la nostra monster hand. I bui foldano, folda anche il giocatore che aveva aggredito per primo, si chiama l'original raiser. C'è il call di uno dei giocatori al call facile, c'è il fold dell'altro. Floppiamo top set, al check dell'avversario sicuramente punteremo. Il piatto è già molto grande, quindi non c'è bisogno di puntare tanto. Poi purtroppo per noi esce una carta di fiori. La carta di fiori, più che essere una carta che ci fa paura, è una carta che può far paura al nostro avversario, perché difficilmente lui avrà un progetto a fiori, a meno che non abbia avuto proprio tipo asso K di fiori. Lui fa check, noi decidiamo di puntare ancora, comunque non vogliamo che esca una quarta fiori o una quarta carta in scala come un jack, e quindi puntiamo ancora. Ovviamente qua se siamo committati ad andare all-in, cioè se il nostro avversario andrà all-in, sicuramente chiameremo. Anche nello sfortunato in caso in cui lui avesse un colore, noi avremmo comunque la possibilità di migliorare a full se dovesse uscire un 6, un 3, un 10, o a poker se dovesse uscire la dama, e succede nel 20% dei casi circa, 21 anzi, e quindi più o meno una volta su 5. Il nostro avversario però potrebbe andare all-in anche avendo dama 10, avendo 3-3, avendo 6-6, e quindi avendo magari solo un progetto con l'asso di fiori. Quindi per noi sarebbe impossibile foldare, ma tutto questo non importa perché il nostro avversario folda prima di noi. Qui abbiamo una mano un po' più debole di prima, il rilancio però non arriva dalle posizioni iniziali, arriva da una posizione intermedia e da un giocatore che noi avevamo classificato come loose aggressive, cioè un giocatore che ama giocare molte mani e le gioca aggredendo. Quindi questo rilancio non mi rappresenta molto spesso una mano forte. C'è il call di un altro giocatore e quindi per noi di nuovo una situazione ideale per fare uno squeeze play. Questa volta, avendo di fronte dei giocatori più sensati e avendone solo due e non tre come prima, l'importo del raise è decisamente più contenuto ed è sufficiente per farli foldare. Non sempre le cose vanno per il verso giusto. In questa situazione, per esempio, riceviamo di nuovo un raise da una posizione intermedia, di nuovo un call, andiamo a fare quindi uno squeeze per valore e riceviamo il call di tutti e due i giocatori. Il flop porta l'asso, che è la carta più giocata dai nostri avversari, e quindi in questo caso, dopo il check dei nostri avversari, addirittura decidiamo di fare direttamente check. Provare a prendere questo piatto sarebbe costoso e poco probabile, visto che ne affrontiamo addirittura due, e tra l'altro ci sono anche
delle carte che potrebbero chiamare, delle combinazioni di carte, perché hanno pescato qualche draw, qualche gutshot, qualche cosa del genere. Quindi decidiamo di fare check. Il nostro avversario poi esce puntando più di mezzo piatto su questo 2, ininfluente, e punta con due giocatori dietro, quindi molto probabilmente l'asso ce l'ha, a volte anche di più voleva giocare in check raise al flop, e quindi qua valutiamo di foldare la nostra mano. È importante, non è che dobbiamo vincere tutti i piatti, noi dobbiamo vincere soldi, quindi il fatto che noi abbiamo aggredito questo piatto non è un buon motivo per volerlo vincere a tutti i costi. Se le carte che sono uscite ci hanno penalizzato, quindi non sono uscite carte a noi favorevoli, possiamo tranquillamente mollare il piatto come in questo caso. Va bene, cari amici, abbiamo esplorato una giocata interessante, lo Squeeze Play. Sono sicuro che vi divertirete tantissimo a fare questa giocata. Ci vediamo su pokerstrategy.com, dove troverete video molto più approfonditi sull'argomento e dove troverete anche tante lezioni live del vostro coach SalsaBB, ma anche di altri bravissimi coach. Buon poker a tutti!